I fought the law. Right! Eravamo all'estate dell'84, andiamo a Parigi a vedere questa sfilata di Wurzen, era il punk, era tutto quello che in quel momento, no, andava per la maggiore. Incontriamo la signora Westwood, che si chiamava Wurzen, non era Vivian Westwood. Già a quei tempi lei sfilava al Caffè Angelina, ai bordi della Fashion Week, ed era molto attesa la sua sfilata, e le dicevano: io devo fare la rivoluzione con i miei vestiti. Guarda che il sistema è come una macchina che va a 100 all'ora. Se tu gli buchi le gomme invece di andare a 100 all'ora, il sistema va a 70. Il modo di superare il sistema è farlo andare più forte. Stavo ancora facendo una collezione un po' punk, un po' nostalgia de mat, queste cose. Vado a Londra, entro dentro un disastro mai visto, cioè proprio, non dico punk, ma quasi squatter. A quel punto ho dovuto decidere in una proprio sliding door, ho detto: ma torno a Londra e dico ciao, scusi, mi sono sbagliato, o va bene, andiamo avanti. E la signora Vesma mi aveva invitato a casa sua, e allora, boom, ok, facciamo le cose insieme. E da lì iniziato. Ho dovuto vendere la mia Mercedes per finanziare l'operazione, così, tanto per iniziare. Questo è stato l'inizio, che dura ancora adesso. A quel momento non era Vivian Westwood, era Wurzen, era un, no, marchio così di protesta. A quei tempi, quando si parlava di punk, la gente cominciava ad avere un attimo di dubbi, di sapere cos'era. Però con l'aiuto, per esempio, grande aiuto che mi ha fatto Fiorucci, che è stato mio maestro, ho cominciato a interpellare delle case di produzione e abbiamo cominciato a produrre la collezione Westwood. E piano piano con questi vestiti che erano un po' fuori dallo schema, come volumi, come colori. Dopodiché tutto quello che noi avevamo fatto era cominciato a entrare nel mondo della moda. E questo è diventato poi piano piano un successo, ho cominciato ad avere il primo successo in Italia. E poi sono arrivati i giapponesi subito dopo. E dopodiché siamo arrivati anche in Inghilterra. E questo non ha fatto altro che confermare la legge che non nobody's profit in our land. Armani ha avuto successo con American Gigolo, perché in Italia era per le persone boring, diciamo, quasi, no? Cioè non era così glamour. Versace lo stesso ha avuto successo in Inghilterra con la princessa Diana, e la Viva, che era inglese, in Inghilterra non era considerata punk. E invece, avendo successo in Italia produttivo e distributivo, ho cominciato a essere una persona di un certo livello. Ecco, questo ho iniziato. Armani è stato uno dei primi invece a capire: no, io voglio portare i clienti a casa mia. E questo è stato un grande cambiamento nell'ambito, non solo di Armani, di tutti. Appena ho potuto, abbiamo cominciato a prendere degli immobili invece di affittarli. E questo è stato uno dei motivi anche della stabilità, del successo. Oggi nel business chi fa veramente i soldi sono i padroni di casa, o le banche, le assicurazioni, e noi questo l'abbiamo capito 20 anni fa e ci ha salvato un po', ci ha permesso di essere ancora vivi e vegeti, come si dice. Prima la Vivian era una disegnatrice di Wurzen con suo marito, ed era un fenomeno culturale, artigianale, culturale, di grande respiro a livello di immagine, ma con pochezza di business. E da lì abbiamo cominciato a farla diventare un designer. Vivian Westwood, un nome, Vivian Westwood, un designer. E abbiamo vissuto questo periodo, adesso gli ultimi 20 anni, costruendo questo heritage. Oggi troviamo in un momento di grande cambiamento, perché nella moda ci sono 3 grandi momenti. Uno la produzione, uno lo stile e l'altro la distribuzione. Lo stile, uno vende 10 e paga 10 di royalty, no? Cioè ha un costo variabile. La produzione è lo stesso, produzione 1 produce 10 e paga 10. Per quanto riguarda invece la distribuzione, oggi appunto col discorso dell'e-commerce ci rende tutti uguali, no?
toglie dal gioco degli affitti, che basta avere un negozio, due negozi, tre negozi, eccetera, più importante, tu hai il tuo showroom. Lo stesso gli outlet, non sono più outlet, sono dei village dove la gente va a un'esperienza, per cui c'è tutto un cambiamento sia di prodotto e sia di distribuzione. E sullo stile abbiamo anche qui un grandissimo cambiamento, che è quello dal passaggio dal designer alla griff. Ci sono i giovani, ci sono le persone che hanno preso l'eredità e le hanno portate avanti. Dalla monarchia del designer al brand, cioè alla repubblica. Cosa vuol dire lavorare il brand? Oggi lavorare vuol dire interpretare l'attualità di un discorso, cioè il brand. Della moda, dopo i vari Schiaparelli piuttosto che Chanel, piuttosto che Dior, piuttosto che Yves Saint Laurent, piuttosto che Mary Quant, è stato detto tutto. Si tratta oggi di reinventare, rivedere quello che è stato fatto, di documentarsi su quello che si ha, documentarsi su quello che è stato fatto e attualizzarlo con una tecnica che i mezzi di oggi ci consentono, un discorso di prodotti ecosostenibili, questa è la cosa più importante, un discorso di value for money, value perception, per cui è inutile fare prodotti che costano in un modo assurdo. Chiaramente bisogna avere sempre un riferimento del DNA dell'azienda, però appunto far sì che il DNA non sia poi un momento di stasi, un momento di ripetizione. Noi vediamo che molti di questi brand, quando i loro fondatori erano in vita, avevano dei fatturato a volte al limite della sopravvivenza. Riportati a brand, hanno sviluppato delle economie che hanno permesso non solo di valorizzare il DNA che avevano, ma di dare del lavoro e sviluppare anche questo soft power che oggi è il capitale della moda, il mondo della moda, che poi vuol dire la moda, vuol dire l'Europa. L'heritage è importante, ma ci vuole lo sviluppo, e lo sviluppo si chiama brand oggi. La grande sfida che ci sta attendendo e soprattutto il commitment che ci sta dando è quello di avere un discorso ecosostenibile, inteso come usare i prodotti di riciclo, usare quelli che consumano meno energia, consumano meno acqua. Già da 10 anni lavoriamo con un ente dell'ONU per sviluppare i paesi africani, i paesi addirittura asiatici, Afghanistan anche, dando lavoro a delle comunità di questi paesi dove sviluppiamo le famose Africa Bags. Questi sono dei prodotti, dei manufatti che riciclano tutto il materiale che si trova in questi paesi usando manodopera femminile, dove noi diamo dei salari che non sono salari collegati al costo della vita locale, per cui bassi, ma salari abbastanza forti di consentire a queste famiglie, a questi gruppi, una vita che gli permette di mandare i figli a scuola, di comprare case, di fare i campi e dare un prodotto soprattutto che non sia il prodotto che trovi vicino alla chiesa di carità, ma un prodotto che può essere di gran lunga esposto nei negozi di grande livello qualitativo. Abbiamo bisogno di tornare all'handwork, alla manodopera. La manodopera è il momento culmine della creatività.